Questa sera al MACT di Termoli si presenta i termolesi ufficialmente, ma è una realtà che già esiste da diversi anni, la MEMO, che sarebbe Memorie Molisane, ma di che cosa si occupano? Facciamolo sapere ai nostri lettori di Termoli Online, con due diciamo, persone che sono dirette interessate e sono anche facenti membri dell'associazione, che sono la signora? Dottoressa Lidia Di Giandomenico, segretario dell'associazione, e dottoressa Giovanna Raspa, associata a me. Allora, dottoressa, scusatemi se vi parlo entrambi. Allora, questa sera che cosa i termolesi che non sanno ancora, quei pochi, che non sanno ancora di cosa parlerete, di cosa ci direte questa sera qui al MACT? Allora, innanzitutto l'associazione Memo Cantieri Culturali è stata fondata nel 2014 ed è costituita da professionisti, giovani professionisti molisani, professionisti e beni culturali, quindi tutti laureati in storia dell'arte, archeologia e restauro, e lavoriamo nei luoghi statali della cultura del Molise. In questi luoghi noi ci occupiamo delle visite guidate, della didattica con le scuole e degli eventi. Questa sera, in questa occasione qui al MACT, presenteremo proprio la nostra offerta didattica, cioè tutti i laboratori didattici associati a ogni sito, perché ogni sito ovviamente ha la sua caratteristica e peculiarità. Potremmo dire quasi che questa sera siete a casa vostra, perché questo diciamo, è stato costruito in questo momento come sede ufficiale della cultura, degli eventi culturali di Termoli. Sì, ci piacerebbe. Facciamo parte del comprensorio di Larino e quindi non siamo proprio a Termoli. Su Termoli purtroppo non ci sono luoghi statali della cultura al momento, per cui con Termoli lavoriamo soprattutto con le scuole già da parecchi anni, e quest'anno volevamo così far conoscere un po' a tutti quanti di che cosa ci occupiamo. Quindi diciamo una situazione che avete sotto mano il patrimonio artistico, culturale e anche architettonico della nostra regione? Ho detto qualcosa di esagerato? No, alcuni siti sono gestiti anche dall'associazione Memo. Quindi è un'associazione la vostra che comunque comprende tutto il Molise, che ha diverse sedi distaccate? Esatto, la sede è Campobasso e poi per questioni di logistica ovviamente ci siamo divisi in diversi comprensori, quindi c'è Larino, Campobasso, Isernia e Venafro. Quindi Termoli fa parte? Di Larino. In realtà Termoli non c'è perché non c'è, Larino comprende, per i siti ovviamente statali, quindi del MIBACT, comprende Civita Campomara. Mi stavo preoccupando perché, come vedi, Termoli non ha nessun interesse culturale, artistico, architettonico. Ce l'avrebbe, ma non sono statali i beni che statali, conserva Termoli. Sono comunali. Esatto. Di Termoli, insomma. Cambia il proprietario. Si potrebbe anche lavorare sopra, magari trovare. Sì, noi comunque siamo un'associazione, abbiamo questa convenzione con il Ministero dei Beni Culturali, per questo lavoriamo in questi siti. E in altri luoghi abbiamo convenzioni anche con altri enti, per cui siamo aperti anche a future collaborazioni col Comune di Termoli. Perfetto. E volevo dire, nel Molise qual è diciamo il sito dove lavorate di più? Lo possiamo dire. Del Molise. Il Molise, diciamo, sicuramente sì. Il Museo del Paleolitico, di Isernia alla Pineta. Questo per quanto riguarda in generale il Molise. Invece per la vostra zona di competenza? Larino e Civita Campomarano, anche il castello, sì. Va bene, allora in attesa di sapere se anche Termoli potrà entrare nell'elite delle vostre competenze, io vi auguriamo buon lavoro. Grazie. E poi, bene che vengano anche queste cose, che almeno ci fanno capire, ci fanno sapere qualcosa di più di quella che è la storia della nostra zona, della nostra città. E visto e considerato che se il dottoressa in gamba, sicuramente ne vedremo delle belle artisticamente sì, parlando. Grazie, grazie mille. Crepi.